dopo la bellezza di 3 ispezioni, un'interrogazione, l'acquisizione di molti documenti, mi corre l'obbligo di rivelarvi le 5 verità sul pacco che il Qatar ha rifilato alla Basilica. Primo, non esiste purtroppo nessun ospedale del Qatar, non ci saranno posti di terapia intensiva, non ci saranno posti di subintensiva, non ci saranno posti di rianimazione, forse qualche posto di malattia infettiva. Secondo, delle 5 tende ne resteranno 4, perché una, come vi avevo mostrato tempo fa, è bucata, usata, inutilizzabile. Le 4 che restano però purtroppo non sono nemmeno a norma, antivento e antineve. Terzo, posti. Vi ricorderete che ci avevano promesso 500 posti. Non saranno nemmeno 50 posti. 4. I costi. 2 milioni di euro sono stati già impegnati e probabilmente non saranno sufficienti per meno di 50 posti di malattie infettive. Immaginate che cosa si poteva fare contro il Covid negli ospedali già esistenti in Basilicata. Quinta e ultima verità. Tempistica. Oltre 200 giorni. Vi ricorderete che dal 15 aprile si parla di strutture del Qatar in Basilicata, oggi siamo al 15 novembre, oltre il 15 novembre, e se il 15 aprile c'erano in tutto 270 circa positivi in Basilicata, oggi 270 positivi li facciamo in un giorno. Questa è la cronaca di un fallimento e penso che qualcuno ce ne deve dare conto.